alla 3M Perugia è bastata poco più di un'ora di gioco per avere ragione della Timenet Empoli con un rotondo 3-0. Un risultato meritato quello ottenuto dalla formazione di Guido Marangi, capace di interpretare al meglio una partita sulla carta non facile. Successo davvero prezioso per la 3M, che inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno e si riporta a 3 lunghezze dalla zona retrocessione. Marangi sceglie Nana e Ragnacci al centro e conferma le solite. Bertinelli al palleggio, Francia opposto, Zirotti e Rossi tra i lati e Mastroforti libero. Dall'altra parte coach Cantini schiera il neoacquisto Elisa Manzano, centrale dal curriculum importante e reduce dall'esperienza con Cutrofiano in A2. L'avvio è all'insegna dell'equilibrio, le due squadre si affrontano punto a punto. Sul 16-12 però la 3M prende il largo trascinata dalla solita Mirka Francia. Il vantaggio non tarda ad arrivare con il 25-16 finale. Nel secondo set Empoli tira fuori grinta e qualità, Perugia soffre non poco gli attacchi di Coppi e Gili. Sul 17-20 il pareggio pare scontato, ma Ragnacci, Rossit e Francia trascinano la 3M verso un'insperata rimonta che si concretizza fino al 25-22. Il terzo parziale ricalca il primo. A parte un leggero vantaggio in avvio delle toscane, Perugia conduce, controlla e chiude i conti. 25-15. La partita era ed è stata difficile, sono state brave le ragazze ad interpretare bene alcuni momenti del set, soprattutto la parte centrale del secondo dove siamo andati un pochino in difficoltà, ma sono state brave a trovare le soluzioni per venirne fuori, cosa che poi ci ha permesso di giocare il terzo set con un altro piglio. Le cose che abbiamo provato hanno cominciato a funzionare, quindi piano piano speriamo che funzioni ancora meglio per dar battaglia ancora più spesso ad altre squadre. È importante comunque muovere sempre la classifica, almeno quando siamo qui in casa, provare a sfruttare l'effetto capitini, perché comunque è un'arma in più da dover utilizzare. Secondo set siamo partite un po' male, però poi ci siamo riprese subito. Più facile del previsto, forse questo è vero, però anche noi avevamo voglia di riscatto, vista l'andata come era stata, punto a punto era finita e quindi abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Abbiamo fatto delle amichevoli che ci sono servite per creare anche più gruppo fra di noi e appunto per trovare più un gioco fluido che forse nella prima parte del campionato ci è mancato, quindi speriamo che in questa seconda parte riusciremo a esprimere meglio il nostro gioco.